Vorrei continuare a curarti, ma non posso più farlo. Accade in Puglia, a Brindisi, ed è paradossale, perché quando si dice sanità al collasso, si pensa alla situazione dei tre ospedali, ma quella è solo la punta dell'iceberg. Ad essere arrugginita e frantumata è tutta la catena della salute, medici di base compresi. I consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia, Luciano Cavaliere, Anna Ferreri, Cataldo Rodio, denunciano quanto accaduto a San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna e Doria. Medici prossimi alla pensione, in assenza di sostituti, hanno chiesto di continuare, ma si sono visti recapitare dalla Regione Puglia il pronto pensionamento. C'è una netta indifferenza da parte dell'assessore regionale nei confronti di questo problema. Si parla quotidianamente di soluzioni tampone relativamente ai problemi dell'ASL di Brindisi, nello specifico degli ospedali, della chiusura dei reparti, ma sui medici di base non ci sono al momento soluzioni. Fratelli d'Italia ha chiesto e chiede da tempo un incontro in seno al Consiglio Provinciale con l'assessore Rocco Palese e con il commissario Gorgoni. È notizia che a giorni dovrebbe essere nominato il nuovo direttore dell'ASL di Brindisi. Aspettiamo la convocazione dei vertici sanitari in Consiglio Provinciale perché è opportuno che vengano a chiarire quali sono i loro intendimenti sul futuro della sanità brindisina. Le soluzioni possibili riguarderebbero l'interessamento degli specializzandi, come è successo già in altre regioni. La Regione Calabria lo scorso anno, 2 anni fa, fu interessata da questo intervento con un decreto da parte del governo, il cosiddetto decreto Calabria, che permetteva agli specializzandi di intervenire per sostituire le carenze dei medici.